Ma bentornati, anzi dovreste dire voi a me bentornata oroscopando, cioè nella fattispecie Paola Aspri. Vabbè, lo dico voi a voi, bentrovati, bentornati e mi raccomando seguite sempre questo oroscopo scoppiettante e siate sempre più numerosi perché siete un po' altalenanti, qualche settimana siete di più, qualche settimana siete di meno, a volte quando lo faccio dai vitelloni siete un po' meno, a volte siete di più, non si capisce, si vede che andate a fasi alterne, a volte vi interessa l'oroscopo, a volte non vi interessa. Andate ovviamente con le giornate, come tutti quanti. Vabbè, allora io vi rinnovo l'invito a seguirmi oroscopando, mi seguite su spettacolandotv.it, mi raccomando, e poi sul mio profilo Facebook di Spettacolando e il mio profilo privato che è quello di Paola Aspri. Quindi vi volevo ricordare messaggio promozionale. Se volete mangiare veramente bene e di gusto, andate dai vitelloni a via Miterno 4260, zona San Giovanni. Il telefono è 06 70 81 150. Ripeto, 06 70 81 150. I padroni di casa sono eccezionali. Stefano e Mauro Ficorelli hanno un chef d'eccezione. Peraltro, non è solo bravo nel cucinare, ma anche molto simpatico, Alessandro. Quindi io lo saluto, rinnovo il saluto ad Alessandro, perché poi rifaremo la prossima settimana l'oroscopo lì da loro e preparerà per noi un piatto eccezionale. Ricordate i carciofi della scorsa settimana? Chissà che sorpresa mi preparerà la prossima settimana, staremo a vedere. Allora vi ripeto di nuovo, via Miterno 4260, il telefono è 06 70 81 150, i vitelloni del famoso film di Federico Fellini. E volevo rinnovarvi anche l'appuntamento, ma lo faccio a fine oroscopo, questo va bene, un po' per volta. Andiamo ai segni, ai 12 segni per oroscopando di questa settimana che va dal 13 novembre al 19 novembre. Cominciamo con l'Ariete, segno di fuoco. In questa settimana sarete portati a pensare la vostra vita in altri luoghi, in altri posti, insomma lontana dalla vostra città natale. Allora il consiglio è quello di seguire il vostro istinto, prendete la vostra dolce metà e fatevi un giro per qualche giorno in posti inusuali che vi faranno sentire libero o libera dai condizionamenti del quotidiano. Se sei solo, questa settimana è ancora più propizia perché è proprio in ambienti nuovi e all'estero che troverete ciò che più vi piace. 5S. Andiamo al segno del Toro, un segno di terra, a cui piacciono i piaceri della vita e non solo del sesso e della carne anche. I piaceri proibiti vi piacciono molto, infatti, avete visto, e questa settimana sarete tentati tre volte tanto da qualche situazione che turberà la vostra monotona quotidianità. Forse metterete a rischio anche qualche rapporto di lunga data per incorrere le chimere. Inoltre sarete gelosi di chi avete vicino da tempo, proprio perché siete nel torto desiderando altre situazioni. 3S. Gemelli, segno d'aria, sarete friccicarelli in amore e anche questa settimana il vostro rapporto a due è pieno di vigore sessuale. Attenti solo ai bronchi e alla sciatica, quest'ultima potrebbe compromettere le vostre attività sessuali e non farvi muovere sotto le lenzuola vorrebbe dire non sperimentare nuove ed eccitanti prove erotiche a due. 4S, anzi non a 2, potrebbero essere anche a 3, a 4 per i gemelli. 4S, Cancro, segno d'acqua. Sarete esagerati in amore perché la vostra insicurezza vi porterà a diffidare della vostra dolce metà. Quando volete sapete essere petulanti non poco e l'altro o l'altra potrebbe non sopportare le vostre insinuazioni e dubbi. Non siate impulsivi e riflettete prima di dire qualcosa che non va in amore. Il sesso va sempre bene, è meglio se evitate le polemiche anche sotto le lenzuola. 3S. Leone, segno di fuoco, c'est moi. Sarete tentati, caro Leone, da nuove
situazioni che vi passano davanti. Gli incontri sexy possono essere all'ordine del giorno, ma non esagerate, perché in questo momento la confusione regna sovrana anche nei sentimenti. Non sapete ciò che volete, siete pericolosi per voi e per gli altri. Cercate di darvi una calmata, osate, ma non con troppa veemenza. 4S. Vergine, segno di terra. Avete l'ansia a mille e questo certo non giova nel rapporto a due, dove l'altro o l'altra ha bisogno del vostro aiuto. Questa settimana però sarete in preda ad attacchi di nervosismo che possono mandare all'aria situazioni importanti. Se sei single, sono favoriti i viaggi dove puoi incontrare persone nuove e piacevoli. E chissà che non ci scappi qualche nuova relazione allettante. 4S. Bilancia, segno d'aria. Avete un Marte che vi rende nervosi, sempre pronti a dire la vostra con tutto e tutti. Anche l'amore risente di questa realtà tellurica e non sarete pronti a rasserenarvi in coppia. Avete però una grande passionalità che farà molto piacere a chi vi sta accanto, e anche se lo avete maltrattato a dovere, basterà coccolarlo sessualmente che diventerà vostro schiavo o schiava per sempre. 4S. Scorpione, segno d'acqua. Peraltro in questo mese è proprio il segno dello scorpione che fa il compleanno. Siete un po' annoiati dal vecchio rapporto sentimentale che avete, desiderate qualcosa di nuovo e il nuovo anno vi porterà ad un innamoramento folle. Per ora dovete accontentarvi di quello che passa il convento, un amore certamente non a 5 stelle, ma su cui posare le vostre stanche membra quando siete affaticati. Il fascino è comunque in aumento e vi rende appetibili agli altri. 4S. Sagittario, segno di fuoco. Sarete adolescenziali in amore, pronti ad entusiasmarvi per qualsiasi cosa. Se avete un legame da tempo, questo durerà ancora per molto, perché ha resistito ai problemi degli scorsi mesi. Ora è il momento di rasserenarvi e di divertirvi con chi amate, se siete single, con qualcuno che incontrerete occasionalmente, perché per voi riuscite a parlare con chiunque, anche con i muri. 5S. Capricorno. Arriva qualcuno o qualcuna che vi farà battere il cuore e metterà in discussione tutto il vostro vivere solitario, lontano dalla pazza gioia e dalla pazza folla. E gioia anche. Ora le ragioni del cuore sono più importanti delle altre cose e vi lascerete andare anche con chi non pensavate fosse nei vostri pensieri. Incontri ravvicinati che vi rendono simpatici ed estroversi, e arriverete anche a fare progetti matrimoniali in alcuni casi. 5S. Acquario, un segno d'aria. Quello di prima era un segno di terra, il Capricorno, ricordate. Acquario, segno d'aria, vi sentirete un po' in gabbia in amore, come se qualcuno vi manipoli, voi che amate la libertà e che la concedete agli altri. Evitate però di polemizzare con l'altra metà e fate finta di niente, cercando di svincolarvi da eventuali coercizioni mentali e fisiche. Dovete fare di più l'amore, per voi è importante stemperare la tensione con una sana terapia sessuale. 4S. Pesci, segno d'acqua e ultimo segno dei 12. Sarete tentati di voltare pagina in amore perché un rapporto non vi soddisfa più e avete bisogno di altro. L'amore magnifico è dietro l'angolo, pronto ad accogliervi, anche se una scelta così drastica potrebbe comportare dei problemi con chi è abituato a vedervi con la stessa persona da sempre. Fregatevene e seguite il vostro istinto. L'importante è amare e non fingere di provare dei sentimenti. 4S. Questa settimana Oroscopando finisce qui, ma ancora prima di finire qui vi do l'appuntamento martedì e giovedì su L Radio, ricordiamolo, dalle 15.30 alle 16.30, 88.100 in FM, poi potete scaricare l'app di L Radio per Android e iPhone, oppure seguirci sulla diretta Facebook nel profilo di Paola Aspri, di Spettacolando e di Spettacolando in Radio. Questa settimana avrò in studio con me, martedì 14 novembre, avrò in studio con me Paola Lavini, che sta per andare in tournée con Deborah Caprioglio e Gianfranco Iannuzzo, con Alla faccia vostra, quindi avrò con me questa attrice che peraltro è poliedrica e peraltro è del segno dello scorpione, quindi parleremo anche del suo segno.
e mi sembra addirittura che faccio il compleanno proprio quel giorno. Non mi vorrei sbagliare, Paola, scusami, vabbè, casomai lo rettifichiamo al momento opportuno, quando sarai lì in studio. E poi avrò in collegamento il nostro acchiappa cultura Filippo Crescimanno, insieme al grande Nini Pingitore. E poi avrò per ultimo Gianluca Guidi, che è il grande interprete di questo anno teatrale con un classico che non mi ricordo più, oddio, aggiungi un posto a tavola, stavo scherzando, e che ha avuto un grande successo, quindi mi raccomando, martedì dalle 15.30 alle 16.30 e giovedì dalle 15.30 alle 16.30 su L Radio 8800. Vi ricordo il messaggio promozionale, i vitelloni via Mitè 4260, il numero è 06 70 81 150, ripeto 06 70 81 150, e buon oroscopo a tutti, ci vediamo alla prossima, eh? Oroscopando è sempre con voi. Ciao da Paola Aspri.